Bene ragazzi, siamo qua dentro la Nakano Broadway, la vera Nakano Broadway. Stiamo salendo le scale. Qua mi ricordo proprio di essere Marco Togni, nel senso che anche lui aveva fatto questa strada qua e mi sembra di essere in un suo video. Come ho detto prima, iscrivetevi assolutamente al suo canale ragazzi, perché merita veramente. Lui sa parlare di Giappone, lui sa le strade, lui sa tutto. Io non so assolutamente nulla, però spero vi piacciono comunque i miei video. E qua si comincia già a intravedere roba figa, roba molto figa. Ad esempio carte di Magic, dovrebbe essere, non lo so. Vorrei dire una cagata. Qua negozio di carte, qua bamboline. Questo è quello che dicevo, che la gente quando finisce i manga li viene a riportare e dopo li ricicla, è un negozio di riciclo. E qua già si incominciano a vedere i action figure. È carina. Tempo. Ma qua c'è il reparto manga? Vediamo un po'. Ad esempio Naruto. Ovviamente qua si leggono il contrario. Vedete quanti ragazzi? Bestiale. Quanti figli qua. Salve ragazzi, eccoci in una zona che sicuramente interesserà molto a voi pubblico sovrano, a mio pubblico narrante. Adesso ve la faccio vedere. Tutto One Piece. L'action figure. Vedete, questo qua tipo 780 yen, che sarebbero circa 7,80 euro, dunque non costano veramente nulla per quanto bene sono fatti ragazzi. Bellissimi. Tipo Zoro 9,80, Nami 700, 2,80, veramente 600 chopper, quella ultima versione diciamo. Cioè uno con, non so, 100 euro si fa tutta la collezione e ha un parco anime veramente gigante. Vedete qua. Bellissimo. Fantastico. Siamo qui davanti a queste strane macchinette che ti permettono di vincere qualcosa, diciamo, spendendo un po' di soldi. Proviamo. Quale dici di va? Funghi. Funghi? Sì, quella mala. Dai. Deve girare. Eccolo. Ed è un funghetto, non si capisce cos'è. Un porcino. Sì, è un porcino. Fantastico. Troviamo le brise. Tanto facciamo vedere le miliardi di borse di spese che abbiamo preso qua a Narita, sì, a Nakano Broadway. Bene ragazzi, ci vediamo.